Tu sei re, sei re Gesù. Noi eleghiamo i nostri cuori, noi eleghiamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei re, sei re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Benvenuti e pace nel Signore. Siamo qui questa sera con un desiderio, quello di continuare ancora in questa 14ª edizione di Aversa Gospel. Il nostro desiderio è di annunciare l'Evangelo in ogni modo, in ogni misura. Quest'anno è un programma molto particolare, molto nutrito e sarà anche grandemente benedetto. Le nostre realtà, per grazia di Dio, sono realtà molto grandi, i numeri sono molto grandi, abbiamo circa 19 comunità, come sapete, sparse in Campania, ma è un ministero che va oltre i confini regionali e nazionale, se non ancora internazionale, e ricorderete ancora la nostra missione che abbiamo negli Stati Uniti. È il secondo anno che il nostro caro pastore Remo non c'è, ma di sicuro si rallegrerebbe nel vederci ancora qui riuniti, insieme nel Signore per annunciare l'Evangelo. Amen. Siete venuti con questo desiderio di ancora lodare, benedire e glorificare il Signore? Come sapete, il nostro slogan è ancora è ora di tornare a Cristo. Ce n'è o no bisogno di tornare a Cristo? Dobbiamo tornare al Signore. Ma il nostro deve essere un impegno ancora anche dei singoli, impegnarci l'un l'altro ad invitare delle persone, quindi è stato coniato uno slogan, uno porta uno. Chi hai portato questa sera? Qualcuno dirà a me stesso, bene, allora contiamo che tu domani ne porti un altro e poi il terzo giorno ne porti ancora un altro e poi un altro, così arriviamo a 7 persone a testa per domenica prossima. Amen? Vogliamo come di consueto incominciare con una parata. I nostri bambini, giovani, ancora le sorelle Priscille e la vigilanza sfileranno in rappresentanza dei tanti gruppi che compongono ancora questa realtà. Sono tanti i fratelli e le sorelle che per grazia di Dio servono il Signore nei vari gruppi che dopo citeremo sperando di non dimenticarne nessuno, però loro in rappresentanza di tutti questi gruppi ancora sfileranno, ancora avranno delle marce che ancora li accompagneranno in questo loro percorso e sono sicuro che insieme ci rallegreremo nel Signore. Amen? I primi sono i bambini. Quest'anno abbiamo avuto 247 bambini iscritti con 51 ancora monitori impegnati. Hanno seguito i nostri figli, gli hanno insegnato ad amare Dio e la parola del Signore e noi vogliamo ringraziare Dio anche per questo impegno. Quindi gli adolescenti incominceranno questo cantico e i nostri bambini cominceranno a sfilare. Amen? Avanti, avanti, con la mano sull'aratro senza mai guardare indietro andiamo avanti, 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 avanti. 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 Avanti, avanti, con il fuoco dentro il cuore, motivati dall'amore, andiamo avanti. Oddio, altissimo, Redentore, glorioso, al tuo comando, marcerei, verso una sola direzione, avanti, avanti. Avanti, avanti, con la mano sulla rata senza mai guardare indietro andiamo avanti, 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 con il fuoco dentro il cuore motivati dall'amore andiamo avanti, 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 con la mano sulla rata senza mai guardare indietro andiamo avanti. Avanti, avanti, con il fuoco dentro al cuore motivati dall'amore andiamo avanti. Oh Dio, altissimo, Redentore, glorioso, al suo avanti. Come vedete l'Italia deve essere guadagnata a Cristo. Lasciate i palloncini. Grazie a Dio per i nostri figli. Ora dovete sfilare perché deve arrivare un altro gruppo. Siamo ad Aversa Gospel Celebration con il pastore Pino Battista e consorte. Pace. Pace del Signore, un saluto carissimo. Pace del Signore, Dio è con noi. Come mai siete qui questa sera? Siamo qui per attingere alla viva sorgente del Signore, sia la parola e sia la dolce comunione fraterna, per realizzare sempre di più l'unità e la crescita spirituale. Io ringrazio il Signore da quel giorno che Lui mi ha invitato a fare la Sua volontà e sono felice e contenta. Amen. Volete lasciare un saluto per i nostri telespettatori? Certamente, un saluto cordiale anche se non ci conosciamo da vicino di persona, ma il mio cuore, ecco, palpita anche per voi questa sera, perché il mio desiderio è che voi stiate bene sotto l'ombra delle ali di Dio. Amen. Gloria a Dio, il Signore è buono. E sia ringraziato perché ci ha guardato, ci ha guarito e abbiamo avuto la serenità nel cuore. Grazie. Sì. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Spirito Santo, il tuo fuoco brucia in noi, tu sei il Signore. Ovunque noi andremo a proclamare il potente Vangelo, il glorioso Vangelo. Tu stai chiamando questa generazione a te con il suo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Oh, oh, oh. Spirito Santo, la tua volontà faremo, tu l'hai promesso, la tua gloria ti vedremo, la messa è grande, pochi sono gli operai, Signore andrò, dove mi manderai? Ora ci sarà un altro gruppo, sono le sorelle Priscilla, le quali sono nel campo delle assistenze in coordinazione con quelle che sono le realtà locali, quindi sono composte da tante nostre sorelle delle varie realtà locali e svolgono ancora questo ministero delle assistenze, che è un ministero che, di cui, come conoscete, è molto ancora apprezzato e ancora necessario nella Chiesa. Vogliamo invitare le nostre sorelle del gruppo Priscilla ancora a sfilare. Ascoltami, Signore, tu mi conosci, e modella il mio cuore. Formami conforme alla parola e riempimi finché in me si veda solo te. Usami, Signore, usami come un faro nella notte, come un ponte sulle acque, come un'osi nel deserto, come freccia che mira al bersaglio, voglio essere usato. Come un faro nella notte, come un ponte sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che mira al bersaglio, voglio essere usato come piace a te, Signore, in ogni ora, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore, usami come un faro nella notte, come un ponte sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che mira al bersaglio. Usato come piace a te, Signore, in ogni ora, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore, usami come un faro nella notte, come un ponte sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che mira al bersaglio, voglio essere usato come piace a te, Signore, in ogni ora, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, come un faro nella notte, sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che mira al bersaglio, voglio essere usato come piace a te, Signore, in ogni ora, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore. Gloria a Dio anche per le sorelle. Vogliamo ancora invitare un altro gruppo, l'ultimo che sfilerà, la sorveglianza e la vigilanza, che sono tanto utili per l'ordine, per ancora permetterci di svolgere le nostre attività nella tranquillità. Quindi vogliamo chiedere ai fratelli di ancora sfilare, anche essi hanno un cantico. Soldato avanti, in battaglia devi andare. Soldato avanti, contro il mal combatterà. Sarò lo scudo e ti proteggerò. Non aver paura, con te io sarò. Gloria a Dio, guardateli bene perché vi daranno delle indicazioni durante questa settimana evangelistica. Ubbidite. Avete notato che non sono solo fratelli, mi sono accorto che ci stanno pure le sorelle. Grazie a Dio perché le sorelle con i fratelli ancora sono una forza. Fratelli, grazie, potete andare. Volevo citare ancora i gruppi che questa sera non sfileranno. Abbiamo il gruppo musicale, come vedete, sempre di grande benedizione, i progetti Edro, l'area Oasi, la manutenzione, gruppi di tecnici video e audio, gruppo Agape, gruppo Logos, missione Sorriso e assistenza ospedaliera. Senz'altro non avrò dimenticato qualcuno, ma grazie a Dio il nostro ministero è ricco ancora di impegni, di gruppi che si adoperano per l'avanzamento del regno di Dio. Amen. Siamo ad Aversa Gospel Celebration con il pastore Vincenzo Esposito. Pace pastore. Pace sorella. Qual è la sua chiesa di provenienza? Scampia. Come mai qui questa sera? Sono qui questa sera, uno, perché vivere la fratellanza, la comunione fraterna è una cosa meravigliosa e quindi questo evento che ogni anno si ripete è segno di benedizione ma soprattutto di coesione, di una visione di chiesa che rappresenta l'unità stessa di Dio, che ci dona attraverso le sue gloriose benedizioni tutti i giorni. Vuole lasciare un saluto per quanti ci seguono? Sicuramente, assolutamente sì. Allora, un saluto a tutti i telespettatori, uno che così ognuno possa vivere in preghiera questo momento e così e farlo proprio, cioè cercare in qualche maniera di viverlo anche se sta a casa, o se è stato impossibilitato a venire a questo meraviglioso evento, di viverlo insieme, di viverlo in comunione, sapendo che quando ci sono queste manifestazioni di evangelizzazione e di comunione fraterna, esse rappresentano di per sé il valore supremo di una grazia che si manifesta in ognuno di noi. Perciò il messaggio di questa serata è un messaggio che se tu credi va bene, anche in queste manifestazioni vedrai la gloria di Dio. Ecco, questo in sintesi rappresenta il valore assoluto di ciò che noi viviamo, sia come espressione di testimonianza e di un'esperienza di fede che ogni giorno si rinnova per la gloria di Dio. A ciò si aggiunge poi il fatto che in questa diversità di tante chiese messe insieme, esse vivono proprio questa rappresentazione, rappresentano proprio il senso dell'unità, e questo è un bene per la comunità e per la fratellanza tutta. Siamo ad Aversa Gospel Celebration con il pastore Michele Romeo. Pace pastore. Pace a voi. Puoi lasciare un saluto per i nostri telespettatori? Certamente, un salutone in modo particolare a quelli che verranno portati da uno, porta uno, così come è lo slogan di questa manifestazione. E un augurio a quelli che vengono per la prima volta, che possa essere la serata che cambierà il destino della loro vita e soprattutto per la loro eternità. Puoi condividere con noi un ricordo del pastore Remo Cristallo? Certamente, siamo stati amici fin da ragazzi, per cui la nostra è stata un'amicizia che ha superato i 50 anni. Però su questa terra dobbiamo lasciare tutto e tutti ci lasciano. L'importante è che abbiamo un appuntamento meraviglioso a cui nessuno può mancare e con il Signor là dove ci sarà il ricongiungimento. Intanto ci emozioniamo sempre a tanti anni insieme, soprattutto lottando per l'opera di Dio e anche ottenendo vittoria. Grazie pastore. Alleluia! Gloria a Dio, spero che abbiate apprezzato fino a questo momento come il Ministero Nuova Pentecoste abbia inteso innalzare e glorificare il Signore. Avete avuto una passerella di uomini, donne che vogliono servire il Signore. Gloria a Dio, era stato sicuramente piacevole e bello vedere questi volti dei nostri cari fratelli che servono Dio servendo il popolo. Alleluia, fratelli della vigilanza che, come è stato detto dal fratello Mario, faranno sì che le nostre serate siano liete, le sorelle Priscilla che operano nel mezzo del popolo con accoglienza, conforto, aiuto, assistenza, i giovani della Nuova Pentecoste e i bambini e tante le aree, ma c'è un gruppo che non ha sfilato questa sera, sapete? È il gruppo più folto e più numeroso, che sono i fratelli, le sorelle, gli amici e i conoscenti che sono qui questa sera, che sono qui per celebrare il Signore. Allora chiedo al pastore Stefano, celebriamo il Signore Gesù. Alleluia, amen, gloria a Dio. Vogliamo lodare, innalzare il Signore. Alleluia. Alleluia, con le mani, forza. Siamo qui per celebrare il Signore che è presente in questo luogo. Celebriamo il Signor Gesù. Celebriamo il Signor Gesù. Celebriamo il Signor Gesù. Risorto, è risorto, è risorto, e che vive per l'eternità. È risorto, venite celebrare, venite celebrare. Santo è il Signore. Celebriamo il Signor Gesù. Celebriamo il Signor Gesù. Celebriamo il Signor Gesù. Signor Gesù è risorto, egli vive per l'eternità. È risorto, venite celebrare, venite celebrare. Venite celebrare, perché? Perché risorto è il Signore. è risorto, egli vive per l'eternità. È risorto, venite a celebrare, venite a celebrare, venite a celebrare. Venite celebriamo perché risorto è il Signore. Alleluia, un applauso a Gesù Cristo il Signore. Gloria a Dio, egli vive. Allora so che molti di voi sapete anche la risposta, ma vogliamo dirlo agli amici che sono nel nostro mezzo. Dove vive Gesù? Alleluia! Per lo Spirito Santo. Dio vive nei cuori degli uomini e delle donne, perché Dio ha stabilito che il suo tempio è il nostro corpo. Lo Spirito Santo di Dio vive nei nostri cuori. Alleluia! Allora è un momento di gioia. Lascio lo spazio al pastore Stefano Cristallo, pastore della musica, della corale, ci condurrà con un altro canto di lode e poi avremo un tempo di adorazione. Bene, al pastore Stefano la conduzione. Sentite la presenza del Signore è qui in mezzo di noi? Fatemi vedere, alzate le vostre mani. Dove siete? Non vi vedo. Un bel gloria a Dio forte insieme. Alleluia! Alleluia! Non vi sento. Alleluia! Alleluia! Cantiamo il canto della gioia insieme. Alleluia! Battiamo le nostre mani, giubiliamo davanti alla sua presenza. Chiamiamo Lui, ci risponderà. Se cerchiamo Lui, si farà trovare. Se non lo innalziamo, Lui ci innalzerà. Tutti insieme noi diamo gloria al Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, egli è qui con noi. Diamo amore a Lui, egli ci ama già. Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare. Se non lo innalzia, Lui ci innalzerà. Tutti insieme noi diamo gloria al Re. Cantiamo con gioia. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, egli è qui con noi. Diamo amore a Lui, egli ci ama già. Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risalerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo. con gioia al nostro Dio. Alleluia, battiamo tutte le mani insieme, alzate le mani. Tutti insieme cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, amen. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Applaudiamo Lui. Alleluia al tuo nome, Gesù. Continuiamo a battere le nostre mani insieme, giubiliamo. Alleluia. Gloria ed onore. Gloria ed onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Gloria ed onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Gloria ed onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome. Proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui, pari a Lui. Cantiamo il nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui, pari a Lui. Cantiamo il nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Andiamo a proclamare che Gesù è il nostro Signore, amen. O nostro Signore, o nostro nostro Signore. Alleluia, applaudiamo Lui. Alleluia al nostro Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria, onore, forza e potenza diamo al nostro Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Un poco più forte, sapete perché? Perché questo ministero ha ricevuto da Dio una visione molto grande, dall'Italia, per l'Italia, l'Europa e il mondo. Allora facciamo sentire la nostra voce. Alleluia! Gloria al Signore. Bene, a questo punto voglio invitare il pastore senior, il pastore Michele Passaretti, perché avremo sicuramente un tempo anche di preghiera, perché presenteremo questo programma davanti al Signore. Il Signore già è con noi, già ci sta benedicendo, ma non possiamo non rimettere nelle sue mani tutto ciò che facciamo. Vi invito ad accomodarvi, sarà il pastore Michele a condurci per il proseguo della serata. Bene, mi sono portato sul pulpito due pastori, due ministri di Dio che sono venuti per partecipare con noi a questa prima serata celebrativa di Aversa Gospel Celebration, e sono uomini di Dio che rappresentano anche le nazioni. Il pastore Salomon, molti di voi lo conoscete, lo riconoscete, lo ricordate il pastore Salomon? Un saluto, fategli un bel saluto. E poi abbiamo con noi il pastore Clark Sloan, uno dei leader del gruppo di Cristo alla risposta. Mi farebbe piacere in questa serata che possano darci un incoraggiamento, perché iniziamo a partire da questa sera una campagna evangelistica di 7 giorni. È una sfida che il Signore ha messo nel nostro cuore e la vogliamo vincere con Gesù. Amen. I say it's my privilege to be here today. Ho detto che è un privilegio di essere qui. Because I believe I'm part of this place. Perché io credo che sono parte di questo posto. It is not by accident. Non è un incidente, non è per caso. But by divine arrangement, ma per un piano di Dio. I came to know Pastor Remo Cristallo. Io sono venuto a conoscere Pastore Remo Cristallo. And from that day till now, e da quel giorno fino ad oggi, I remain a son to him. E io rimango un figlio suo. And I believe, e io credo, the hand of God upon his life, che la mano di Dio era sopra la sua vita, is upon my life, e sta anche sulla mia vita. And I stand to declare, e io voglio dichiarare, the blessing of the Lord upon everyone in this gathering tonight, e che la benedizione di Dio sta su ognuno che è intervenuto questa sera. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente del Signore Gesù. Together we shall win. E insieme noi vinceremo. And the devil shall lose forever. E il diavolo perderà. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Thank you and I welcome you all. Grazie e io vi do il benvenuto. Gloria a Dio. Allora voglio salutarvi nel gruppo di Cristo alla risposta. Una parte del gruppo è a Firenze, un'altra parte sta proprio a Milano e stanno predicando la parola di Dio. E voglio incoraggiarvi per vedere questa folla che sta lodando il Signore, è meraviglioso. Mi ha incoraggiato molto. E veramente ce l'ho poche parole per dire gloria al Signore per la sua grazia e per ognuno di voi che siete qui per innalzare il nome di Cristo Gesù. Pregate per noi, stiamo ancora girando con una grande tenda e stiamo vedendo anche persone sempre convertite. È una cosa meravigliosa di vedervi qui stasera, è un incoraggiamento al mio cuore. veramente. E voglio dire grazie per le vostre preghiere e veramente quelle che voi avete fatto per il regno di Dio qui a Napoli. Continuate a predicare la parola in stagione e fuori stagione. E Gesù ha una ricompensa per ognuno di voi. E Dio vi benedica. Bene, credo che il momento che possiamo adorare insieme il Signore, come lo Spirito Santo vorrà guidare il Pastore Stefano, per far sì che questi minuti che ci mancano alla chiusura di questa prima serata, prendiamo il controllo spirituale di questo territorio. Invochiamo gli angeli di Dio, invochiamo lo Spirito Santo del Signore. Vogliamo che i cieli siano aperti. Vogliamo sentire la presenza del Signore. Bramiamo sentire la presenza del Signore in mezzo a noi. E vogliamo che tutte queste sere il Signore compia prodigi, miracoli. Vogliamo vedere le vite delle persone cambiate, trasformate, persone che verranno e che saranno toccate in maniera potente. Vogliamo vedere la guarigione di persone che arrivano malate, inferme, e il Signore li libera e li guarisce. Gloria al nome del Signore. Adoriamo il Signore perché Dio è nel nostro mezzo questa sera. Amen. Adoro te, perdono te. Padre eterno che fai meraviglie e mantieni promesse, sei luce nel buio, mio Dio, ecco chi sei tu. Padre eterno che fai meraviglie e mantieni promesse, sei luce nel buio, mio Dio, ecco chi sei tu. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei Gesù. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei tu, tu sei Gesù. Padre eterno che fai meraviglie e mantieni promesse, sei luce nel buio, mio Dio, ecco chi sei. Padre eterno che fai meraviglie, mantieni promesse, sei luce nel buio, mio Dio, ecco chi sei tu. Tu sei qui, le vite toccherai. Alleluia, quanti vogliono essere toccati dal Signore? Venite avanti, alleluia, venite avanti a lodare il Signore, uscite dai vostri posti. Il Signore è qui in mezzo di noi, adoriamolo tutti quanti insieme, giovani, alleluia. Adoro te, adoro te, tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi. Adoro te, tutti insieme, adoro te, adoro te, tu sei qui, provvedi tu per noi. Adoro te, adoro te, tu sei qui per cambiare le nostre vite. Adoro te, adoro te, tu sei qui per far miracoli, per far miracoli. Adoro te, adoro te, adoro te. Alleluia. Mentre il pastore Stefano sta guidando questo appello di adorazione, chiunque sente di adorare il Signore può venire avanti. C'è questo palco così grande, vorrei chiamare tutti i pastori. Voi adorate il Signore giù, noi qua sopra, perché dobbiamo adorare il Signore tutti quanti insieme. Amen. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei Gesù. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei tu, tu sei Gesù. Tu sei qui, tu sei qui, le vite toccherai. Adoro te, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, preghiere ascolterai. Adoro te, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi. Adoro te, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, provvedi tu per noi. Adoro te, adoro te, adoro te. Padre eterno che fai meraviglie e mantieni promesse, sei luce nel buio. Mio Dio, ecco chi sei tu. Ecco chi sei tu. Padre eterno che fai meraviglie e mantieni promesse, sei luce nel buio, mio Dio, ecco chi sei tu. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei Gesù. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nel cuore, la mia risposta sei tu, tu sei Gesù. Alleluia, questa sera il Signore ci risponderà ad ogni tua esigenza. Egli è qui in mezzo a noi. Egli ascolterà la tua preghiera. Alleluia. Apri il tuo cuore e adoralo con tutto il tuo cuore. Asciughi ogni lacrima. Tutti insieme. La mia risposta sei Gesù. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nei cuori, la mia risposta sei tu, tu sei Gesù. Tu sei qui, tu sei qui, le vite toccherai, le vite toccherai. Adoro te, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, preghiere ascolterai. Adoro te, adoro te. Dolce la sua presenza. Tu sei dentro, Gesù. Sei meraviglioso, Gesù. Questo canto insieme. Noi lodiamo il nome tuo. Noi lodiamo il nome tuo. Gesù. Gesù. Lodiamo il nome tuo. Lodiamo il nome tuo. Gesù. Perché te. Perché degno sei. Noi lodiamo il nome. Gesù, perché eterno sei, eterno è il nostro Re. Noi lodiamo il nome tuo, Gesù. Perché degno sei, eterno è il nostro Re. Noi lodiamo il nome tuo, Gesù, Gesù, lodiamo il nome tuo, Gesù. In questo momento, come un'unica famiglia, prendiamoci per mano tutti insieme e adesso alziamole al cielo e con le nostre voci vogliamo cantare insieme: noi lodiamo il nome tuo, noi lodiamo il nome tuo, Gesù, Gesù, lodiamo il nome tuo, noi lodiamo il nome tuo, Gesù, Gesù. Perché eterno sei, eterno è il nostro Re. Noi lodiamo il nome tuo, noi lodiamo il nome tuo, Gesù, lodiamo il nome tuo, Gesù, perché degno sei, eterno è il nostro Re. Noi lodiamo il nome tuo, Gesù, Gesù, lodiamo il nome tuo. Sei eterno è il nostro Re. Alleluia. Signore, tu hai acceso un fuoco in questa sera. Tu hai acceso una fiamma, Signore, e noi vogliamo vedere che questa fiamma arde, che questo fuoco, Signore, divampa, che questo fuoco sia l'inizio di un risveglio. Signore, ancora tu mandi il fuoco dall'alto e lo mandi sul tuo popolo per prima, per purificarlo, Signore, per ancora purificare il cuore, Signore, per purificare la Chiesa. E dopo di questo, Signore, per raggiungere le anime, per bruciare, Signore, tutte le opere del diavolo. Questa sera noi gridiamo a te e proclamiamo la signoria del nostro Re, del nostro Signore, del nostro Gesù. Egli è il nostro Re, egli è il Signore dei Signori. A Lui noi diamo la gloria. Noi riconosciamo la sua autorità e nel suo nome ogni male spirituale, nel suo nome ogni legame, nel suo nome ogni catena, nel suo nome ancora ogni laccio sarà spezzato e distrutto. Oh, il Signore è venuto per dare libertà e noi crediamo e predichiamo in queste sere che i prigionieri saranno sciolti, che i posseduti saranno liberati, che i malati saranno guariti. Signore, in questa sera manda il fuoco dal cielo su ciascuno di noi, su ogni figliuolo tuo, su ogni figliuola tua, nel nome di Gesù. nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Noi dichiariamo ancora questa sera che tu sei il nostro Re e dichiariamo ancora la tua signoria, Signore. In questi giorni vogliamo vedere la tua gloria. Sappiamo che questi sono tempi di raccolta, Signore. Ma come diceva il tuo servo, prepara il cuore della Chiesa, Signore, a pregare. Sì, Signore, anche digiunare per chi lo può fare, per vedere, come abbiamo udito, Signore, catene che si rompono, Signore. Guariti gli ammalati, Signore, e che il tuo spirito unga la Chiesa e i servi in questa settimana. Signore, che ci sarà una lode, un'adorazione, ci sarà cielo e terra una sola cosa, Signore, perché noi crediamo che tu negli ultimi tempi spanderai il tuo spirito sopra ogni carne, e chiediamo che i cieli sono aperti in queste serate, che l'unzione del Santo scende sui tuoi servi, sulle testimonianze, su tutto ciò, Signore, che venga nel tuo regno, Signore. Preparaci, Signore, a ricevere. Preparaci, Signore, a pregare, a intercedere in questi giorni. E come abbiamo udito, noi prendiamo l'autorità su tutta la potenza del nemico nei luoghi celesti. Signore, dichiariamo che i tuoi angeli, cherubini, serafini, Signore, si oppongono alle tenebre in questi giorni, e possiamo predicare la tua parola portando libertà, segni, miracoli e prodigi, Signore. Vogliamo ringraziarti perché il tuo fuoco, Signore, sia una protezione intorno a ognuno di noi in questi giorni, Signore. Ti ringraziamo e te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gesù, tu preghi per noi e i tuoi angeli hai mandato. Da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu. Se il mio aiuto e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro, ti adoro te. Grandezza tua proclamo e al tuo amore mi inginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu, la tua gloria riempie il tempio, la potenza è su di me, e per grazia io respiro e adoro te. Insieme, alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia. insieme, alleluia, alleluia. Sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia, alleluia. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Alla croce era compiuto e ti hanno seppellito, ma la morte non poteva trattenere il re dei re. Alleluia. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu.